Allora, siamo a Lecce, come sempre, cose stupende, bellissime, abbiamo visto cose d'arte, ecco, chiese, strade meravigliose, ma la cosa che mi ha meravigliato è anche questo negozio, che è un negozio moda positano. Ora abbiamo la padrona del negozio, che è una bellezza unica. Gli ho fatto un sacco di complimenti, ho comprato qualcosetta. Però vorrei che lei ci dicesse soltanto qualche parola riguardo a questa moda positano che si usava molto negli anni Ottanta, si è rinnovata, si è certamente cambiato il modo e anche consenti la mia intervista, bellissima signora Concita. Sì, ciao. Io ho la fortuna di lavorare per questa azienda Che speciale, si chiama? Antica Sartoria by Giacomo Cinque. Giacomo è lo stilista, il creatore di questa meraviglia ed io sono orgogliosa, fiera di Vedo lavorarci. che hai anche delle piccole acconciature. L'acconciatura che si rifà a Frida Kahlo, Frida Kahlo, che sì. è veramente stupenda. Sì, Vogliamo entrare solo 2 minuti per... Allora, certo. tutte queste cose, praticamente i tessuti E i e lo tessuti, lo stilista. stilista, sì, è lui che disegna, che crea queste meraviglie. Sono meraviglie di colori, sono opere d'arte. Come ho detto, anche la signora è un'opera d'arte perché molto gentilmente mi ha fatto entrare e quindi vediamo tutti questi abiti. Non sono costosissimi, ma sono veramente belli i colori e anche lo stile. C'è anche roba di poco prezzo. Colpisce. Voi andate a Positano a prendere i vestiti o vi No, arrivano? arrivano direttamente dall'azienda, sì. Quindi da quanto ci lavori? Ah, È la seconda stagione. la La seconda seconda stagione. stagione, sì. A Napoli ci sono altri negozi? Però Certo, oggi ce questo, ne diciamoci la sono. verità, facciamo un po', sponsorizziamo il tuo negozio. Dove si trova precisamente? È Corso Vittorio Emanuele, Lecce, quindi nel cuore di Lecce, Nel della cuore di Lecce Lecce. storica, La Lecce storica è sì, stupenda. Quindi i meravigliosa. turisti sono appassionati di queste cose che tu vendi? Sì, E ci come sono il bianco di Positano. Bianco candido, sì. Bianco, ecco, brava, fammi vedere un po' di vestiti che tu ammiri perché guarda, è qualcosa di spettacolare, ragazzi. Sono per tutti, ma non per tutti proprio, eh. Questo sembrerebbe quasi un abito da sposa. Certo, ci sono tante spose da noi, che scelgono Antica Sartoria, Ci sono sì. molte signore che scelgono nella vostra sartoria abiti da sposa. Lei è innamorata di Positano, però purtroppo Amo vive a Positano. Lecce. Fammi vedere qualcosa di veramente il pezzo forte del negozio. Qualcosa che possa essere veramente questa, vabbè, questo sì, adesso è anche un chiaramente negli anni si è evoluta, no? Per il trend della moda, no? Cioè, Certo, nel negli anni senso. 60 è scoppiata la moda Esatto, dimmi un positana. po' qualcosa. Negli Sì, anni negli anni 60, '60, quindi ci andavano sì. queste attrici, ci andava pure la Certo. Patti Bravo che stiamo sentendo. Sì. Benissimo, e quindi vabbè, insomma, abbiamo visto anche. A Positano esiste anche la moda delle scarpe, ci Molto, sono sì. molti. Poi a me è piaciuto, per esempio, un tipo di giubbino così. Non diciamo i prezzi, anche molte perle, soprattutto i I coralli, un ricami, po' di sì, coralli, molto ricamo. molto I ricamo. giubbini sono veramente opere d'arte. Cioè, hai anche per bambini? Certo, sì. Allora io ti ringrazio perché le borse, tutto quello che Grazie vediamo, praticamente, no, quello piaceva a me, per esempio, vedi questo verde, questo tipo di vestito. Queste sono cose anche molto comode, sono comode, realizzate, le possono fare anche i cinesi, scusate, ma non si può. Il tessuto, il ricamo e tutto il resto è veramente di qualità superiore. Possono copiare quanto vogliono, ma non possono copiare quest'arte dello stilista che è vivente.
visto? Sì, Giacomo giovane. È splendido, giovanissimo. Di dov'è sì, Giacomo? Positano. Positano. È proprio allora Giacomo, Positano. Hai una gestisce locale a Lecce, caro Giacomo 5, come detto. Giacomo 5, veramente hai perso un po' la testa, perché questa signora non solo è tenore, sei un tenore di un contralto al coro lirico di Lecce. Coro lirico di Lecce, ex modella, e chiaramente, insomma, poteva anche, insomma, essere fortunata e fare l'attrice, ma lei ama la famiglia, ama la sua vita semplice, quindi praticamente vedrete che questa signora fa comprare tutti, tranne è così bella e così gentile. Va bene, chiudiamo qua, se no io poi le faccio altri complimenti, non va bene. Grazie Concita, grazie, ti auguro una buona vendita e soprattutto una rinascita dopo questo Covid, dove la gente non ha potuto neanche vestire come voleva e tante altre cose. Ci auguriamo tutti. Ciao, grazie Concita. Grazie a te. Che carina che sono.